Al Salone di Tokyo del 2019 la Mazda inaugura finalmente la sua era elettrica. E non lo fa con una concept car, ma con un modello di serie che è già definitivo e pronto per i mercati. Lo vedete qui davanti ai vostri occhi, si chiama Mazda MX-30, che è una denominazione inedita che mette insieme la sigla alfabetica della Miata, il suo modello più famoso di sempre, e la cifra 30, che invece la identifica come una crossover compatta, come vedete. Allora, che dire, personalmente la trovo particolarmente riuscita perché è una macchina che, pur rimanendo nell'alveo dello stile Kodo che caratterizza le Mazda di questi ultimi anni, se ne discosta in maniera significativa. Guardate i passaruota, che hanno questo disegno non circolare ma che si appiattisce nella parte superiore a sottolineare l'anima da crossover. Guardate la linea di cintura con quell'andamento così orizzontale, molto diverso da quello sinuoso. Per esempio, pensate alla fiancata di una Mazda 6 o anche della CX-30, che è forse la parente più vicina di questa MX-30. Quindi linee molto molto innovative che secondo me fanno bene a questa elettrica a sottolineare la sua specificità. Voglio soffermare la vostra attenzione anche su altri particolari, come quello del montante posteriore, che ha questo angolo vivo nella sua parte bassa che dà molto carattere a quella parte della carrozzeria. Un lavoro davvero notevole, quindi, e ricco di spunti originali, tra cui il più interessante è sicuramente costituito dalla porticina posteriore. Vedete, oltre alla porta anteriore di dimensioni normali, c'è anche una piccola apertura che dà accesso ai posti posteriori. Mi fermo un attimo perché ho girato un attimo lo sguardo, voglio farvi vedere l'attenzione che c'è qui per questa macchina. In questo momento è in corso un'altra conferenza stampa, poco più indietro, però buona parte dell'attenzione è catalizzata da questo modello qui, dalla MX-30. Ecco, torno a parlarvi di quella porticina posteriore che molti di voi riconosceranno essere una citazione colta, una autocitazione da parte della Mazda, ed è una citazione della RX-8, una sportiva per molti aspetti memorabile della prima decade dei 2000. Benissimo, quel riferimento non è un riferimento stilistico casuale né gratuito, ma è un riferimento che nasconde un legame tecnico. Perché vi dico questo? Perché una delle due versioni in cui sarà declinata questa crossover a zero emissioni non sarà puramente elettrica, ma sarà una cosiddetta elettrica extended range, vale a dire che avrà un motore termico che servirà a ricaricare le batterie. Benissimo, in linea con la tradizione della Mazda, con la testardaggine progettuale della Mazda, che ha fatto di questa sua ostinazione una cifra tecnologica riconoscibilissima in mezzo al mondo dell'auto sempre più omologato, vi dicevo, a fare da generatore per le batterie di questa elettrica non sarà un motore a pistoni tradizionale, ma un Wankel, che era proprio il motore che montava la RX-8 come tantissime altre sportive della gamma RX. Anche se questa versione teoricamente dovrebbe arrivare in Europa più avanti, probabilmente nel 2021, il legame con la storia della Mazda c'era ed andava sottolineato, quindi ben venga quella porticina posteriore. La batteria che alimenta questa Mazda MX-30 naturalmente è una batteria agli ioni di litio che trova collocazione lungo il pianale. Quindi è una piattaforma, quella della MX-30, che è stata sviluppata appositamente per l'elettrico e che ha una particolarità molto interessante, vale a dire è un'architettura che è stata studiata interamente dalla Mazda. Perché vi dico questo? Perché è molto probabile che questa crossover
rimarrà l'unica Mazda elettrica sviluppata in maniera autonoma, originale, dal costruttore giapponese, perché tra il 2021 e il 2022 dovremo vedere i frutti dell'alleanza con la Toyota sull'elettrico, che molto probabilmente potrebbero portare non soltanto a modelli sviluppati insieme, ma anche al debutto sulla Mazda della tecnologia delle batterie allo stato solido, quindi una tecnologia di generazione successiva rispetto a quella degli ioni di litio. Vabbè, mi sembra di avervi detto tutto, è il momento di arrivare alla domanda clou: quando arriverà da noi questo modello che, vi ripeto, non è una concept ma è una macchina di serie? Bene, l'appuntamento è fissato per un momento, per adesso non ancora meglio precisato, nella seconda metà del 2020, quindi c'è ancora un po' da aspettare per tutte le informazioni relative al prezzo e agli altri aspetti commerciali dell'offerta in Italia. Però intanto godetevela per quello che è: una gran bella promessa.